Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 27 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Grandi progetti per l'autunno. Autunno. Già lo sentimmo venire nel vento d'agosto, nelle piogge di settembre, scriveva Vincenzo Cardarelli, il poeta malinconico perfettamente in linea con le vostre emozioni del momento. Sì, perché voi siete del partito coppa mezza vuota e quelli della coppa mezza piena li guardate storto. Naturalmente avete le vostre buone ragioni, portafoglio a secco, parla Saturno in seconda casa e un capo che non molla. Il sabato sera alle 17.55 vi appioppa ancora qualcosa da fare, millantando che è urgente, e voi, pur masticando fiele tra i denti, anche stavolta lo accontentate. Vorrà dire che per raggiungere la casetta di vacanza prenderete il treno successivo oppure vi sobbarcherete la solita coda ai caselli. Stop, basta piangersi addosso, Mercurio da oggi allo zenith vi promette un weekend tutto cultura e magari, tra un programma di storia e uno di folklore conoscerete anche un personaggio in vista, che colpito dalla vostra preparazione e dalla serietà vi proporrà un lavoro oppure la partecipazione ad iniziative socio-culturali che vi farà veramente piacere. In amore presto riporterete una vittoria importante, un riconoscimento, un risultato importante. La vostra situazione sentimentale migliorerà e saprete ritrovare gli antichi sapori del sentimento e della tenerezza. Buone prospettive per i single che potrebbero incontrare l'amore, ma riportare vittoria in tutti i campi come quello professionale, economico e lavorativo. Anche se ti sentirai in ottima forma, tieni la salute sotto controllo. Stasera vai in un posto tranquillo, isolati dal caos della città. Se dovete chiedere un mutuo o un prestito non lasciate nulla al caso, rivolgetevi solo a società e banche di provata onestà e affidabilità. In caso di cessione di quinto stipendio valutate bene durata e costi. Le vostre amicizie virtuali hanno bisogno di una sforbiciata, mantenete solo quelle che vi prefigurano reali vantaggi per un arricchimento personale reciproco. Una situazione sta diventando difficile e pesante, rischi di perdere la pazienza e di litigare inutilmente. Cerca di distrarti. Vorreste che un'amicizia diventasse più profonda? Potreste impegnarvi di più visto che oggi è favorevole all'approfondimento di sane e disinteressate amicizie. Buona comunicazione con Mercurio favorevole anche se Marte nervoso oggi potrebbe rendervi impulsivi e farvi commettere qualche errore. Non dilungatevi più del necessario a dibattere con superiori e datori di lavoro. Dal passato qualcuno potrebbe ritornare ad affacciarsi nelle vostre vite. Cercate di non farvi false illusioni. Oggi gli altri vi troveranno particolarmente simpatici, se avete soprattutto rapporti con il pubblico in giornata riceverete ottime soddisfazioni. Poche possibilità in serata invece di organizzare qualcosa a cui pensavate da tempo, si tratta solo di rimandare. Ottime chance per rivedere vecchi amici e fare rimpatriate, se qualcuno sarà particolarmente noioso non fatelo pesare e soprassedete ad eventuali intemperanze. Sorvegliate le uscite economiche. Cautela nelle spese. Forse siete troppo presi da altro in questa giornata e la concentrazione vi porta talmente in altra direzione che il vostro partner non potrà fare a meno di accorgersene. In realtà a volte è il tempo a risolvere la maggior parte dei problemi, soprattutto quelli legati ai sentimenti, perché come si dice sempre, è la miglior cura e ci permette di vedere più lucidamente in seguito. Sole, Mercurio, Nettuno, Urano e Plutone si danno appuntamento per favorire tutto l'arco delle tre decadi, quest'oggi e vi infondono vitalità, allegria e un bel senso dell'umorismo con cui allieterete chi vi starà accanto. In famiglia sono molto positivi i rapporti genitori-figli e anche quelli tra fratelli e sorelle, improntati, questi ultimi, a complicità e affetto. Solo chi di voi nasca in dicembre, avrà una giornata piuttosto faticosa per via di un problema da risolvere con i propri conviventi. Ma niente di veramente preoccupante, il buon senso pratico vi verrà in soccorso permettendo di superare ogni complicazione o piccolo inciampo.
Saturno in seconda casa la dice lunga sui vostri risparmi, attaccati dalle termiti degli aumenti e dalle bollette stratosferiche, problema da cui disperate di uscire in tempi brevi. Poco hanno da raccontare la Luna e Venere in ottava casa, quella che parla di sesso ma anche di sogni e risparmi. Se vi può consolare, i vostri investimenti non vanno né su né giù, cosa che di questi tempi è già una bella fortuna. Amichevole Urano che dal Toro, segno amico del vostro, vi strizza l'occhietto, ma non si può dire lo stesso di Mercurio che invece, uscendo dalla Vergine dove lascia da solo il Sole, passa allo Zenit in Bilancia. Da qui vi lancia subito un'occhiata gelida, modello quadratura. Innegabile, ma anche insolubile il braccio di ferro tra la voglia di svago e i doveri professionali, tra discussioni con il capo e sguardi lugubri, peggio funerei al vostro indirizzo. Amore ed Eros. Sentimenti quieti, magari un po' nascosti, non vi va di sbandierare i fatti vostri a meno che la cotta non sia in fase iniziale, in tal caso. Si può soprassedere. Discussione con i vostri figli che nonostante la fine delle vacanze non cambiano registro, in giro dalla mattina alla sera senza aprire i libri. Ma se fate un salto nella memoria e ripensate a voi stessi alla loro età. Facevate più o meno lo stesso, eppure ora siete adulti rispettabili con un buon posto di lavoro, una laurea e un master alle spalle. Abbiate fiducia nel tempo che matura anche le zucche. Giornata in cui riuscite a tenere insieme l'intensità della passione amorosa con la forza della lucidità della ragione. Nettuno ancora vi sorride per buona parte della giornata ed esalta la componente emozionale e romantica dell'amore. Saturno, tuttavia, dal buon vicino Acquario, non vi fa mai perdere la testa, facendovi valutare con molta attenzione persone e situazioni, specie se nati nella terza decade. Lavoro e denaro? Pochi soldi da spendere e ancor meno da investire, anche divertimenti, passata la buriana estiva, andranno drasticamente ridimensionati. Forte l'impegno sul lavoro a cui state per rimettere mano con zelo fin da subito. Non sopportate le perdite di tempo, ecco perché il vostro capo vi apprezza e vi porta in palmo di mano. Non amate essere indietro rispetto agli altri. Il vostro obiettivo è quello di essere dei veri e propri leader, se vi ponete degli obiettivi in ambito professionale, riuscite a raggiungerli anche se con tanta fatica. Mostrate la vostra grandissima professionalità se svolgete un'attività autonoma. Plutone vi dona la grinta, la creatività e quel pizzico di voglia di stupire, che non guasta, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 20 di gennaio. Benessere. Il dentista vi aspetta per la visita periodica di controllo e per la consueta ablazione del tartaro. Non perdete tempo, un bel sorriso vale almeno metà del fascino. Altro appuntamento imperdibile quello con la palestra, con esercizi mirati avrete un bel portamento, spalle erette e fisico tonico. Magri sì, ma non ossicini di pollo, considerando la longevità del vostro segno procurate di mantenervi sani e belli il più a lungo possibile. Tanti pensieri, numerosi gli impegni e decisamente troppo poco il tempo per recuperare le energie e ordinare le idee sul da farsi. Oggi vi sentirete piuttosto spossati, ma in serata vi riprenderete. Per lei, genitori affettuosi e suoceri gentilissimi, anche il vostro lui è un tesoro, detta papale papale le più rognosette siete proprio voi, sempre arrabbiate col mondo, che invece vi adora, ridimensionatevi. Per lui, di idee geniali ne avete a gogo, vi manca però la forza per realizzarle, non fisica naturalmente, né mentale, piuttosto quella economica. Ma ne verranno di tempi migliori prima o poi. Colore delle emozioni, grigio scuro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.